Ciao, sono Giuseppe e in questo video scopriremo che cos'è l'apertura del diaframma. L'apertura del diaframma è un'altra impostazione base, tanto importante quanto il tempo di esposizione, tant'è che in tutte le fotocamere DSLR e le più avanzate e compatte vi è la modalità di valore di apertura, o meglio aperture value in sigla AV. Il suo valore indica in realtà il rapporto tra la lunghezza focale dell'obiettivo e il diametro dell'apertura effettiva. Quindi è un numero adimensionale che viene indicato dai produttori di obiettivi e dai fotografi con il simbolo F barrato, seguito da un numero. La progressione numerica degli stop segue la radice quadrata di 2 elevata ad un numero progressivo. La scala, partendo dal valore F1, proseguirà F1.4, F2, F2.8, F4 fino ad arrivare a F16 o F22. Un aspetto su cui fare attenzione è che minore il numero dell'apertura del diaframma, maggiore è la quantità di luce che entra per lo stesso tempo di esposizione. Da tenere bene in mente è che per ogni stop di apertura del diaframma la quantità di luce cambia per un fattore di 2, quindi un'apertura di F2.8 permetterà il doppio della quantità di luce di entrare rispetto a un'apertura di F4. Diverse fotocamere permettono di impostare valori di apertura intermedi tra i vari stop con incrementi di un mezzo o di un terzo, dando più opzioni per un'esposizione corretta. Il valore di apertura del diaframma condiziona principalmente due aspetti della fotografia. Il primo, come già detto, è l'esposizione. Cioè obiettivi più rapidi, che presentano cioè valori di apertura del diaframma bassi, introducono una maggiore quantità di luce, permettendo di avere tempi di esposizione più brevi. Si può dunque scattare in condizioni di poca luminosità a mano libera, senza l'ausilio di treppiedi o altri sostegni. Il secondo aspetto è la profondità di campo, praticamente quanto è profonda la messa a fuoco. Tuttavia, questo aspetto è condizionato da altri due fattori, e cioè la lunghezza focale e la distanza tra il nostro soggetto e la fotocamera, argomenti che tratteremo in altri video. Ritornando al discorso sull'esposizione, se si è in ambienti molto luminosi, come per esempio nelle ore centrali del giorno, si possono usare tranquillamente valori di diaframma maggiori di F8. Se invece si è in condizioni di scarsa luminosità, tipo di notte o all'interno, è meglio aprire tutto l'apertura del diaframma, quindi ai valori minimi. Molti obiettivi danno il meglio della qualità dell'immagine per quanto riguarda la nitidezza e l'assenza o perlomeno la limitazione di effetti indesiderati, come l'aberrazione cromatica o la scarsa luminosità degli angoli della foto, quando sono chiusi di circa un paio di stop. Un obiettivo che viene dato spesso in dotazione nell'acquisto di una DSLR, per esempio il classico 18-55 con apertura variabile F3.5 e F5.6, dà il meglio di sé aperture intorno a F8. Però molti di questi dettagli, di questi difetti, si vedono se si va a ingrandire di molto la fotografia. Pertanto, se si condivide la foto sui social network o se si stampa in dimensioni standard, comunque piccole, questi difetti non si notano. Spero di essere stato abbastanza chiaro, ma se avete dei dubbi non esitate a lasciare un commento. Se invece vi è piaciuto questo video, condividetelo e mettete mi piace. E se non vi volete perdere gli altri video, iscrivetevi al mio canale. La prossima volta parlerò della velocità del sensore e il valore. Ciao, sono Giuseppe e in questo video scopriremo insieme cosa sia il tempo di esposizione.